Sì, Ok, scusatemi, mi prego, sto sistemando. prego. Eccomi qua, Allora, spetta a pronta. me il compito di dare il benvenuto. Lo faccio come modesto esponente di una modesta radio che ha 45 anni di storia. Si chiama RT 101 e 100. Oggi anche DAB Web è Umbra, è originale del centro Italia. E ho il piacere di collaborare con questa radio da tanto tempo, tantissimo tempo. Lo faccio sempre con più passione e con meno soldi, perché è tutto volontariato, sappiatelo, perché funziona così. Ho il piacere di presentare per questo appuntamento Luca Crovi, giornalista, scrittore. Io lo ricordo come collega, mi perdonerà se dico collega, su Rai 02 con il suo programma Tutti i colori del giallo, poi insomma, e sul tema poi rimaniamo. Ma di lui parlerà Anna Maria Romano, che ha organizzato questo incontro, poi ci saranno altri relatori. Quindi, prego, Anna Maria, è il tuo momento, lanciaci le tue sensazioni, le tue domande, quello che vuoi, e salutiamo di nuovo tutti gli ospiti, compreso il procuratore Cardella che ogni tanto, anzi spesso, ci fa compagnia, ci fa piacere. Un saluto a tutti gli altri collegati. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera Claudio, buonasera alla mia vicepresidente Francesca Cencetti, buonasera a tutti i partecipanti, alla mia socia Luciana Fredella che questa sera mi darà una mano a portare avanti questa bella conversazione con Luca Crovi, al quale dobbiamo reputare un applauso. A Luca. Benvenuto. Grande. Benvenuto. Grazie. Benvenuto su Zoom di Perugia. Di questo, tra l'altro, dobbiamo ringraziare l'assessorato alla cultura di Perugia in persona dell'assessore Leonardo Varasano che ci ha permesso di organizzare questo incontro da remoto. Lui ti porta i saluti perché questa sera, come sai, per impegni istituzionali è dovuto andare a tutt'altra parte. E invece ci sono io, Luciana, Francesca e il nostro grande Claudio Zeni e poco. Il procuratore generale Fausto Cardella, anche lui molto esperto di giallo, di criminologia, con tutti i casi che gli sono passati per le mani, ci può essere benissimo d'aiuto questa sera. Buonasera, procuratore. A lei la parola, vuole fare un saluto? Il microfono. Reattivo è appunto per ringraziarti e ben trovati tutti quanti. Ascolto con molto piacere, poi se sarà possibile farò qualche domanda, qualche inserimento, se è consentito, se è possibile. Intanto vi ascolto con molto piacere e ben trovati. Benissimo, allora iniziamo con il mio caro amico Luca. Io lo reputo un carissimo amico. Ricordo la nostra bellissima passeggiata estiva di quest'estate con musica e canti, dove abbiamo presentato l'ultima canzone del Naviglio, che è il romanzo precedente all'uscita di questo nuovo Storia del Giallo Italiano. Storia del Giallo Italiano, come ti è nata questa idea, Luca? Allora, in realtà quando io ho scritto 18 anni fa Tutti i colori del giallo per Marsilio, che poi diventò la mia trasmissione radiofonica in Rai esattamente un anno dopo, Cesare De Michelis di Marsilio mi aveva chiesto di poter aggiornare a distanza di anni il mio libro e me lo chiesero altre due persone. Uno era mio papà, Raffaele Crovi, e l'altra era Tecla Dozio, che era la signora che animava la libreria Sherlockiana di Milano. Oltre a questi tre promotori del fatto che io scrivessi un seguito di quel libro, lo aggiornassi, lo sistemassi a distanza di tempo, ho avuto una serie di amici che a distanza di tempo mi hanno chiesto: ma dai, perché non ci metti delle cose, non ci rilavori e non fai ancora un testo del genere? E questi amici, in particolare, li ricordo, sono Maurizio De Giovanni, Valerio Varesi, Massimo Carlotto, Bruno Morchio, che ogni volta mi dicevano: ma visto che tu ci intervisti tutti, recensisci tutti, hai una conoscenza del genere, varrebbe la pena di farlo. Sostanzialmente io mi c'ero messo già qualche anno. Poi, per scaramanzia, siccome quando ero arrivato a metà della produzione del libro mi è venuto un blocco a una gamba, non l'avevo finito, nel senso che l'avevo lasciato lì e ho detto: ma si sa mai che se lo finisco mi succede qualcosa di pericoloso, no? E allora ho lasciato a sedimentare il libro per un po' di tempo. Questo tempo sono diventati in realtà 18 anni. Quando c'è stato il lockdown, quest'anno, Marsilio, che sapeva di avere questo libro in catalogo, mi ha detto: ma scusa, ma perché non ti metti lì e non pensi di sistemarlo? E in 2 mesi, quando ero bloccato in casa, in realtà ho avuto il vantaggio di poter selezionare meglio
quello che avevo preparato. E avendo un tempo che mi era stato dato abbastanza ridotto, per cui la finestra era di poter uscire a settembre, nel periodo in cui poi tutti siamo potuti uscire di casa in maniera tranquilla, ho prodotto il libro. Ovviamente 18 anni di gestazione, 2 mesi poi per realizzarlo alla fine. Il libro in realtà è un invito alla lettura per tutti i lettori, che racconta qualcosa come 180 anni praticamente di storia del giallo italiano, che parte dall'Ottocento e arriva ai giorni nostri. Un titolo del genere ovviamente rischia di dover essere riaggiornato ogni 2 settimane. Vero. Vista la quantità, perché sono tantissimi. Allora, l'idea era di mettere dentro dei titoli che non invecchiavano e poi possibilmente di far parlare con la loro voce la maggior parte degli autori che io ho considerato inserire nel libro. Quindi per quelli che arrivano dall'Ottocento ci sono le lettere, le prefazioni o comunque le dichiarazioni pubbliche che fecero. Per quelli contemporanei che ho intervistato io, spesso ci sono interviste che ho fatto io con gli autori che mi hanno svelato i loro segreti, oppure interviste che ho preso a siti speciali tipo Milano Nera, oppure per dire vigata.org, che è quello legato a Camilleri, dove gli autori siano raccontati. Il risultato è che viene fuori una narrazione di come si è sviluppato il fenomeno, che porta i lettori ovviamente ad andare a cercare i libri in biblioteca o in libreria. Quindi io ho cercato di scriverlo in maniera contagiosa, più che come saggista, come lettore, e cercare di coinvolgere il più possibile i lettori in questo lavoro che avevo fatto. Quando è uscito, quasi tutti gli scrittori viventi sono nel libro, si sono divertiti a fotografarsi col libro in mano, perché è l'enciclopedia che li raccoglie tutti, no? È l'album delle figurine dove vorresti essere dentro, raccontando che cosa avevano fatto negli anni, no? Partecipando ulteriormente a questa ricerca che ho fatto. I lettori mi hanno scritto direttamente chiedendomi dove pescare alcuni titoli, perché qualcuno non lo riesce a trovare, no? Allora gli ho spiegato la biblioteca, i PDF, come comprarli, insomma, tutta una serie di metodologie per trovare titoli magari dell'Ottocento che sono un po' più difficili. Come il mio precedente, Tutti i colori del giallo, aveva costretto alcuni editori, tipo Sellerio, a ristampare Augusto De Angelis e altri narratori, tipo Franco Enna, questo libro ha comportato che in realtà alcuni dei titoli che io ho segnalato sono già stati ripubblicati e altri sono in ripubblicazione. Questo mi fa piacere perché dimostra che questi titoli di cui ho parlato non erano dei titoli vecchi e che meritavano di essere ripubblicati. E visto che siamo con degli amici di Perugia, vi svelo una cosa. Quando sono venuto l'anno scorso a ricordare Andrea Camilleri in università, è stata una giornata speciale, c'era anche Anna Maria, e in quel giorno io raccontai in conferenza una cosa curiosa che riguardava Andrea Camilleri Falsario. Ecco, quell'intervento che ho fatto a Perugia è finito nei quaderni camilleriani che usciranno prossimamente e lo vedrete anche in formato libro, perché alla famiglia era piaciuto molto l'intervento, io mi ero divertito molto a farlo e siccome c'era la possibilità di avere anche un'uscita editoriale in cui spiegavo questa passione per Andrea di scrivere utilizzando gli stili di Pirandello, di Boccaccio, di Sciascia e quindi riscrivere storie di altri, oltre all'uscita nei quaderni camilleriani, questo scritto che si chiama Andrea Camilleri Falsario, prossimamente lo troverete anche in libreria, posso dirvi che verrà pubblicato da Oligo e credo che la data di pubblicazione dovrebbe essere settembre di quest'anno. La cosa divertente è che, come diceva Totò, fare è facile e copiare che è difficile, ma è la stessa cosa che pensava Andrea quando si ispirava a dei grandi autori che lui aveva amato e che in qualche modo reinventava. Certo. Ascolta Luca, diciamo, ripercorrendo nel tempo tutti i vari scrittori giallisti, come hai detto tu, sei partito dall'Ottocento con queste testimonianze scritte fino ad arrivare alle interviste di oggi. Quale scrittore giallista ti ha più intrigato? Ah, per me? Allora, io in realtà quando io ho scritto il mio primo saggio, che era Delitti di carta nostra, che è quello che ha preceduto Tutti i colori del giallo, volevo scrivere un saggio su Scerbanenko.
E è stato divertente che poi l'altro mio scrittore preferito italiano, che è Andrea Camilleri, abbia raccontato in pubblico che ha cominciato a scrivere gialli perché aveva letto Scerbarenko e capiva, leggendo Scerbarenko, che era possibile scriverli. Poi ovviamente Andrea aggiungeva anche Sciascia tra gli autori che lo avevano ispirato nella gabbia del giallo, ma sicuramente Scerbarenko e Camilleri sono stati due degli autori che in qualche modo mi hanno aiutato anche nel comprendere il fenomeno. Non a caso dentro al mio libro hanno due capitoli a parte, cioè altri autori sono messi all'interno di una miscellanea di generi, mentre invece Scerbarenko e Camilleri hanno dei capitoli a parte. E tra l'altro io, quando ho finito il libro, Riccardino, che è l'ultimo romanzo di Montalbano, non era ancora uscito, ma ho usato i materiali che Andrea aveva raccontato in pubblico all'epoca, per cui è stato curioso, perché quando mi sono trovato il libro in mano, il libro era esattamente quello che mi aspettavo. Io poi abbia pubblicato le due edizioni, quella e quella non riletta, ovviamente dà l'idea di cosa vuol dire editare un libro e averlo progettato per la consegna ai lettori molti anni prima di quando poi non sia uscito. Ma è lo stesso che ha fatto anche Agatha Christie, che aveva già consegnato Miss Marple e Poirot, Le ultime avventure, prima di morire. È un modo per chiudere un ciclo, per poter permettere a un autore che sia lui a chiuderlo e che non sia un altro. Citati ovviamente questi due maestri che sono Scerbarenko e Camilleri, è ovvio che tutti gli altri autori che ho messo nel libro sono autori che amo e che quindi ho letto con piacere e che secondo me hanno raccontato in maniera credibile e molto chiara l'Italia, con il tema in realtà della giustizia da una parte e dell'ingiustizia dall'altra, dei colpevoli e degli innocenti, degli investigatori e degli investigati, analizzando le evoluzioni del nostro paese sia dal punto di vista civile che dal punto di vista morale che dal punto di vista anche criminale. Abbiamo, diciamo, scrittori che hanno ambientato i loro gialli in diverse regioni italiane, in diverse città. Perugia non ha colpito nessuno, penso. Come te lo spieghi questo? E probabilmente perché nella tradizione culturale della città, al di là della presenza di una grande università con ospiti stranieri, non c'è una cultura del giallo specifica. E ve lo dico nonostante avete Giovanni Capecchi lì in università, che insomma fa gli studi Camilleri, e poi c'è anche l'altro cattedratico, quello che ha scritto il libro per Donzelli sul giallo, insegna a Perugia, no? Probabilmente o non sono accaduti abbastanza delitti a Perugia. Adesso ci abbiamo in causa il procuratore. Oppure i che sono accaduti non sono stati così curiosi da stimolare l'interesse degli scrittori. Perché nel mio libro una delle cose che colpisce i lettori è che io spiego come quasi tutte le inchieste che sono state raccontate sono prese da fatti reali, anche quelle che uno non si immagina, e che quindi che Piero Chiara, che Dino Buzzati, che Sciascia, ma che anche Gadda si siano ispirati a fatti reali, è una cosa che stupisce i lettori. Ma io vi posso anche confermare che tutti i delitti raccontati, sia nei racconti che nei romanzi di Duca Lamberti, di Giorgio Scerbarenko, erano ispirati a casi di cronaca che lui discuteva con il questore di Milano all'epoca, incontrandolo spesso alla sera. Alcuni di questi fatti sono dei fatti che avevano persino sfiorato la famiglia di Scerbarenko, e parlando con i figli, ma anche con l'ultima compagna che era Nunzia Monanni, questa cosa era emersa. Ovviamente dovrebbero essere i perugini anche a dirci se questa città è una città che ha qualcosa di nascosto, qualcosa di misterioso, a meno che i cioccolatini coprano tutto. Io giro la domanda al procuratore Cardella, perché lui potrebbe scrivere appunto un libro giallo su qualche caso avvenuto a Perugia, oppure di sana pianta, tra lui è bravissimo. Quindi, dottor Cardella, no, io cosa ne pensa di questo? Quando mi propongono di scrivere qualcosa, ricordo sempre quella vecchissima storiellina che magari soltanto i meno giovani, se ci sono tra voi, possono ricordare. Una storiellina sui carabinieri, dice: ma perché i carabinieri vanno sempre
in due, perché uno sa leggere e l'altro sa scrivere. Ecco, se io fossi uno di quei carabinieri sarei quello che sa leggere, non quello che sa scrivere, ecco. Quindi non se ne parla di scrivere qualcosa. Invece, prima di fare una domanda, che riassumo subito quello che volevo fare al nostro simpaticissimo e interessantissimo autore, è: da che cosa dipende il successo del genere giallo oggi? Perché parlare di genere di moda mi sembra quasi riduttivo. C'è veramente una esplosione di questo genere, che una volta era considerato un genere minore, e invece adesso già da tempo sta assurgendo ai livelli di una vera e propria letteratura, di una buona letteratura. Io penso che dipenda, non è che voglio così, penso che dipenda dal fatto che è un modo di raccontare la realtà, che di raccontarla la realtà attraverso una storia che in qualche modo può essere anche intrigante sotto altri aspetti, però mi interessava moltissimo la sua opinione per l'occasione. Non mi sottraggo alla domanda: Perugia non è una città di misteri, non è una città tenebrosa, non è una, voglio dire, ci sono per esempio la città di Torino, c'ha quella fama, aveva in passato la fama di città esoteriche, situazioni esoteriche particolari, sicuramente infondata, per carità, ma dico, Perugia non ha neanche quella, non ha questa fama. Però non è vero che Perugia sia una città dove non avvengono delitti. Proprio storicamente, diciamo, il perugino è persona vivace, persona di interesse. Poi non parliamo oggi nei quali forse i perugini a Perugia sono veramente, non dico una minoranza, ma insomma su 170.000 abitanti ce ne sono tantissimi, a cominciare da me, che vengono da altre zone e che vivono qui a Perugia e che perugini non sono se non per scelta. Quindi a Perugia avvengono i delitti, ne sono avvenuti. Devo dire che io, avendo fatto qua il sostituto per molti anni in epoca giovanile, ho raccolto una buona casistica di delitti per i più svariati momenti. Per esempio ce ne fu uno, adesso ovviamente i riferimenti sono quelli che sono, ricordate La donna della domenica o qualcosa del genere, c'è stato un film, Lucentini, eh? Ecco, c'era qualche cosa che poteva essere anche, avrebbe potuto, diciamo, creare la trama per un giallo, perché un sapiente scrittore magari ci avrebbe costruito qualcosa. E comunque due o tre gialli, sono forse qualcosa di più per la verità, sono stati scritti su Perugia e anche su Terni. Anche su Terni. L'ha scritto uno, lo ricordo in modo particolare, l'ha scritto Mario Quattrucci, un giallo ambientato a Terni. Ma voglio dire, questi gialli scritti su Perugia, evidentemente per qualche motivo, che io non ho idea di quale possa essere, non sono riusciti a bucare oltre le mura, diciamo, oltre il confine, anche se hanno avuto momenti di ribalta, per esempio Umbria Libri, ma forse proprio queste evidentemente non sono riusciti, forse perché c'è una grandissima produzione, ecco, e quindi veramente devi avere dei numeri giusti, qualche cosa di particolare per poter bucare, per poter sfondare. Ecco, questo insomma mi sembrava di dire, però mi interessa moltissimo, è stato semplicemente un modo per provocare la sua risposta, la sua considerazione. Grazie. Allora, intanto grazie per l'analisi che ha fatto. Allora, la risposta vera è che il fenomeno della letteratura gialla o nera italiana è un fenomeno di successo fin da quando nasce. In realtà, se io dovessi dare una risposta, potrei raccontarvi di quanta gente commentava i processi nel Medioevo e si metteva lì a decidere se uno doveva essere impiccato o gli dovevano tagliare la testa. La gente lo faceva già pubblicamente, commentava i crimini, li commentava nei piccoli quartieri, e quando questo commento diventa un commento giudiziario legato ai processi, i processi a un certo punto diventano una forma di racconto
che viene trasformata nei feuilleton dell'Ottocento. Quando questi feuilleton cominciano a essere distribuiti, c'è un grande interesse, una grande passione per questa letteratura. In Francia questa letteratura diventa subito una letteratura giudiziaria e poliziesca, ma lo stesso succede anche in Italia. E quando arrivano in Italia, ovviamente gli autori, dovendo raccontare la cronaca nera, la raccontano divisi per città. Quindi se I misteri di Parigi di Eugène Sue è uno dei romanzi che scatena questo fenomeno, ovviamente dei romanzi come I misteri di Napoli di Luigi Mastriani, ma anche I misteri di Palermo, quelli di Genova, perché escono tutti in contemporanea, anche I misteri di Firenze che li scrive Carlo Lorenzini, cioè Collodi, il papà di Pinocchio, sono tutte opere che analizzano la situazione criminale del paese e come non funziona. Ovviamente questi interpreti diventano interpreti di successo anche all'epoca. Tenete presente che quando escono questi feuilleton e autori come Mastiani, De Marchi, la Carolina Invernizio, la Matilde Serao scrivono le loro opere, entrano nel gradimento non solo nazionale, ma nel gradimento internazionale. Diventano autori che vendono tantissimo in Italia, in Francia, ma anche in Spagna e in Germania. Ed è incredibile perché lo diventano proprio in quel periodo dell'Ottocento. Poi quando la narrativa poliziesca si affinerà e quindi in Inghilterra nasce il classico mystery e la detective, insomma, la detective story all'inglese, noi per un po' impariamo quel genere letterario, che poi in Italia tra gli anni 20 e 30 viene in parte promosso e in parte comunque chiuso dal fascismo, che gli creerà dei problemi. Però in realtà noi quella narrativa l'abbiamo sempre avuta di grande successo. Dovete tenere presente che l'Italia è sempre stata considerata il paese dei misteri, della paura, della desolazione, ma anche della cultura. Non a caso il genere gotico, quello che dà origine all'horror, nasce in Italia. Cioè, dei libri come Il castello di Otranto di Walpole, ma anche I penitenti greci di Radcliffe, Il Frankenstein di Mary Shelley, sono in buona parte ambientati in Italia, che è vista come un luogo da visitare, bellissimo, ma anche come un luogo pericoloso perché ci possono stare i vampiri, i fantasmi, i lupi mannari, quelle creature lì. Quando quella letteratura lì si sposta e arriva la letteratura giudiziaria, l'Italia è perfetta per far viaggiare i lettori all'estero, per cui i lettori francesi leggevano volentieri I misteri di Napoli e scoprivano una città misteriosa, fantastica, eccetera. E il motivo per cui alcune città hanno avuto più successo di altre è legato a vari motivi, che sono: uno, le location, per cui tenete presente che Napoli è un long seller che vendete in tutto il mondo e che funziona nell'immaginario di tutto il mondo. Milano è un long seller anche perché è la città che editorialmente ha avuto più scrittori, più case editrici e più riviste. Quindi è ovvio che Milano e Napoli, che sono due città illuministe, che cominciano a produrre decine e decine di storie e si prendono già una buona parte di mercato. Però se voi vi spostate più in giù e andate a Palermo, anche Palermo ha avuto tantissime voci e ha raccontato tantissimo, ma perché non aveva solo gli scrittori, aveva anche le case editrici. Il motivo per cui Perugia probabilmente non ha avuto questo focus speciale è che gli autori sono usciti magari da case editrici più piccole e Perugia non ha una casa editrice identificativa che arriva su tutto il territorio. Probabilmente gli autori che raccontano Perugia fossero stati pubblicati da Sellerio, avrebbero avuto una visibilità diversa. E ovvio, in questo momento la narrativa poliziesca è diffusa dappertutto e ogni casa editrice, piccola o grande, ha una collana di gialli e a tutti chiedono di scriverli. La domanda che ci si dovrebbe fare è: ma la quantità adesso così enorme di gialli equivale a una qualità di gialli? No, bravo procuratore, vedo che coincide con la mia idea. Allora, adesso ce ne sono tantissimi, è difficile scegliere e magari qualche libro molto bello ce lo perdiamo perché ce ne sono troppi e a scappale non riusciamo a recuperarlo. Allora, è ovvio che nell'era in cui c'è la possibilità di essere autopubblicati o di autopubblicarsi c'è meno lavoro editoriale. Una volta, in realtà, quando si arrivava alla pubblicazione c'era una selezione enorme.
E questo nel bene e nel male, eh? Cioè tenete presente che io sono il figlio di un papà che ha bocciato il Gattopardo assieme a Vittorini, e mio padre in vita, lui, Vito Calerano e Elio Vittorini, non si sono mai pentiti di averlo bocciato, perché per loro era un brutto libro, fondamentalmente. Però l'avevano letto, l'avevano discusso, lo avevano analizzato, e quindi quel libro aveva avuto un percorso. Adesso spesso è più semplice essere pubblicati, però non è detto che chi è stato pubblicato arrivi poi direttamente ai lettori. E il peso editoriale di case editrici importanti che ti propongono vuol dire che queste case editrici devono fare anche una selezione in qualche modo. Pensate a Mondadori, che era leader nei gialli, lo è stata perché li ha fondati, ha dato persino il nome alle collane, e adesso deve recuperare rispetto a tutte le altre identità che ci sono sul territorio, perché sono tantissime e hanno un grande successo. Rispetto poi alla qualità, tenete presente che da una parte ci vuole una storia da raccontare, dall'altra ci vuole una voce, uno stile singolare. Per dire, io ho provato a fare un elenco nel libro, ma poi l'ho tolto, perché a un certo punto avevo fatto la voce commissari, no? E sembravano tutti commissari, no? Con meno investigatori e meno altri che facevano altri mestieri. Se avessi fatto la voce commissari, sembravano tutti uno la copia dell'altro, quando invece molti di questi sono commissari ma hanno caratteri diversissimi. E alcuni non hanno nemmeno un ruolo in polizia. Duca Lamberti, tecnicamente, che cos'è? Non ha fatto carriera in polizia. Si è finito per caso e ha fatto carriera dopo essere stato in prigione. Però Scebbarenco è così bravo da farti credere che lui comunque possa avere quel ruolo, anche se in polizia quel ruolo lì non si potrebbe avere, non avendo fatto nessun percorso in polizia. Allora, quando crei questi personaggi, devi avere anche una conoscenza un minimo importante di quelli che sono i sistemi di polizia e di indagine, se no non funzionano. Rispetto al successo, l'Italia, quando ha avuto degli interpreti di grande carisma, di grande qualità, ha venduto molto bene questi libri. Quando ha avuto degli interpreti più deboli, li ha venduti peggio e li ha venduti meno bene. Il motivo per cui in questo momento vendono di più i giallisti degli altri autori di altra letteratura è probabilmente il fatto che gli altri autori sono meno forti, arrivano meno al cuore dei lettori, hanno meno capacità di entrare in empatia e si dovrebbero magari porre il problema di dialogare in un altro modo. È ovvio che ci sono altri generi di letteratura che hanno grande successo, come la letteratura rosa o la letteratura per ragazzi, ma se guardate le classifiche di tutto il mondo, gialli, thriller, mystery, chiamateli come volete a seconda dei generi, sono i libri più venduti in tutto il mondo. E non esiste il fatto se li scrivono degli uomini o delle donne, perché quando sono stati interpreti, questo cartone tutto in cima alla classifica, o Patricia Highsmith, o Agatha Christie, o Patricia Cornwell, o che adesso sia, non so, Ilaria Tuti in Italia, per dirvene una, le interpreti femminili sono alla stessa altezza degli uomini. E in genere, quando sono raccontate da donne, certe storie possono anche sembrarci più cattive, perché uno pensa che voi donne siete molto buone e si dimentica che ci sono un sacco di avvelenatrici e di assassine nella storia che ne hanno fatte quanto gli uomini. Quindi non c'è una differenza tra il maschile e il femminile quando si racconta il crimine. L'importante è come lo racconti e con che stile cerchi di raccontarlo. Bene, Luciana, cosa volevi chiedere a Luca? A Luca. Tu, dai. Senti Luca, questo splendido diciottenne non è solo uno splendido elenco di cose belle, perché veramente per chi è appassionato del genere è veramente un libro fondamentale. Però una cosa che mi è piaciuta tantissimo, e tu lo hai fatto bene perché te lo porti dietro da anni, eccetera, è il fatto di raccontare gli aneddoti. Cioè tu non è solo il fatto di aver intervistato molti degli autori che sono citati all'interno del libro, ma tu hai degli aneddoti anche di quando eri ragazzo, di quando frequentavi gli scrittori attraverso tuo padre, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe sapere se c'è un aneddoto in particolare che ti ha colpito
e che ci vuoi raccontare, che vuoi condividere con noi. Ma che c'è nel libro oppure quasi, cioè un incontro particolare? Cioè, un incontro particolare. Allora, perché se devo dirvi due degli incontri che mi hanno stupito da bambino sono stati quando mio padre mi ha portato nella casa di Liala sul lago e io ho visto per la prima volta le tartarughe di Liala e questa signora con i capelli bianchi, bellissima, elegantissima, aveva una casa dove c'era la foto di un aviatore. Era una casa silenziosissima. Lei ha una voce dolcissima. Mio padre doveva firmare il contratto di rinnovo di Liala e questa signora dolcissima tirò fuori praticamente un saccone così di confetti rosa, grossi, con tutto sullo zucchero, e me li regalò. Io il giorno dopo andai a scuola e avevo questi confetti che distribuivo ai miei compagni che non riuscivano a masticarli, no? E io quando gli ho detto ma chi te l'ha regalati? Dico Liala. E loro mi hanno guardato come se avessi detto il nome di uno sconosciuto, no? Per me era una signora fantastica che aveva scritto, eccetera. E però le mie compagne stesse non sapevano chi era, no? Perché per me era un incontro particolare. Un altro incontro, per esempio, che ho trovato speciale è stato un incontro in un campiello deserto di Venezia, dove mio padre è andato a incontrare Moravia. Io ho visto quest'uomo scuro di pelle, senza capelli, che aveva davanti a sé una cavalla che non avevo mai visto. Stava bevendo un succo di pomodoro. E quindi questa cosa a me mi ha stupito, nel senso che non pensavo che potesse bere il pomodoro. Poi capire che chi stava bevendo il pomodoro era Moravia, ovviamente, dici, mazza, adesso sono davanti a Moravia. E adesso vi racconto un aneddoto invece legato a un giornalista molto divertente, che è Loriano Machiavelli. Non l'ho messo nel libro, perché in realtà lo racconto sempre in pubblico quando sono Loriano, eccetera. Loriano era andato in vacanza con sua moglie in una zona della Spagna dove non avevano la possibilità di portarsi più di un certo numero di libri. E praticamente finiti i libri, la moglie di Loriano non aveva più niente da leggere. Allora Loriano ha cominciato a scrivergli una storia e gli ha scritto praticamente il primo romanzo di Sarti Antonio. Allora la Franca si è divertita tantissimo a leggerlo e Loriano era convinto che però avesse buttato questo testo che lui aveva scritto. Lei invece lo prende, lo manda al Miss Fest e il libro partecipa al concorso del Gran Giallo di Cattolica e praticamente viene votato come primo premio. Arriva una telefonata a casa Machiavelli. Pronto, buonasera, sono Enzo Tortora, posso parlare con Loriano Machiavelli? E dall'altra parte Loriano fa, mi stai prendendo per il culo? Fa, no, sono veramente Enzo Tortora. La smetta e mette giù il telefono. Richiama, pronto, buonasera, sono sempre Enzo Tortora, la chiamo da parte del Miss Fest di Cattolica per comunicare. Allora, alla fine Tortora gli spiega che loro hanno fatto vincere questo romanzo e lui dice, sì, ma questo romanzo non è mai uscito e io non ne posseggo neanche il manoscritto. E in quel momento passa la Franca dalla cucina e dice, ma io l'ho mandato per davvero al premio. E Machiavelli scopre che quello che era un libro che non avrebbe mai dovuto uscire, in realtà è stato consegnato. Allora Machiavelli riceve anche la notizia che avrà un editor che si occuperà di lui. E quell'editor era mio padre, Raffaele Crovi, che gli dà appuntamento in Rai. Machiavelli si presenta in Rai, mio padre dice, guardi, anzitutto questo titolo qua non va bene e lo chiamiamo Le piste dell'attentato. E poi lei l'ha chiamato Santi, questo personaggio, e di Santi nella letteratura italiana ce ne sono troppi, quindi lo deve cambiare il nome. Si metta lì, adesso io vado in riunione e quando esco dalla riunione mi deve dare il nome del protagonista e me lo cambia su tutto il manoscritto. Allora, all'epoca non c'erano le fotocopie, si usava la carta carbone, cioè si usava, c'era lo sbianchetto, ma non era così semplice. Allora Loriano Machiavelli, disperato, va dalla Angela Pozzoli, che era la segretaria di mio padre, e gli dice, senta, me la può dare una lametta? Allora questa guarda la faccia di Machiavelli e comincia a preoccuparsi, bussa alla porta di mio padre e dice, ma dottor Crovi, ma cosa gli ha detto a Machiavelli che vuole una lametta adesso? Non è che questo ci si taglia le vene qua in ufficio dopo che lei gli ha contato il manoscritto? E mio padre fa, se gli ha chiesto una lametta, vada giù in cancelleria e si faccia dare una lametta.
Allora va giù, va da una lametta e praticamente Machiavelli con la lametta cambia tutti i santi in sarti, cancellando, e da lì è diventato Sarti Antonio. È una storia bella, ma che vi racconta come sono le storie. Immaginatevi, non so, Marcello Fois che non ha coraggio di incontrare Luigi Bernardi perché per lui è troppo importante come editor, ha scoperto un sacco di autori, e invece che consegnargli il manoscritto glielo mette nella casella della posta. Però non ci sta, quindi esce il manoscritto e cade per terra il manoscritto e rimane lì perché la portinaia si rifiuta di tirarlo su. Per fortuna Bernardi passa e col fatto che era caduto per terra e aveva rischiato di perdersi, si accorge subito del manoscritto di Marcello Fois e comincia a leggerlo e scopre uno scrittore. Dopodiché prende il numero di telefono, lo chiama e gli fa un mazzo così, dicendogli: ma ti rendi conto? Era l'unica copia del tuo manoscritto, tu l'hai abbandonata lì, non l'hai consegnata. Se io non l'avessi trovata, questo libro non veniva mai pubblicato. Allora, di questi aneddoti è piena tutta la storia della letteratura, e il bello della comunità del giallo è che tutte queste storie poi ce le raccontiamo, no? Ognuno di noi ha un modo per raccontarle, però sa che sono storie che funzionano, che arricchiscono il modo di parlare dei gialli, tipo la volta che Andrea Camilleri a Courmayeur venne invitato, si presenta, ci sono Carlo Lucarelli, Andrea G. Pinkes e Carlo Oliva, arriva alle spalle loro e dice: buongiorno, sono un giovane autore di gialli, perché ne aveva pubblicato uno, ma c'è già 80 anni. E però questo vi dà la dimensione della situazione. Pure quando Maurizio De Giovanni racconta che lui scrive nel giro di un mese le sue storie e rimane sempre con la stessa, che non la lava mai e che anche il cane lo schizza e si sposta, i suoi lo chiudono nello stanzino e non gli danno da mangiare, ma tutti i lettori le sanno queste storie, come tutti i lettori sanno che Agatha Christie si divertiva a dire che suo marito archeologo l'aveva sposata perché era un'antichità ed era più vecchia di lui, oppure che lei si divertiva a scrivere quando era giovane nella vasca da bagno con davanti il tè, i pasticcini, i biscotti. Quando è diventata un'autrice di successo un po' più in là nell'età, praticamente andava negli alberghi di quart'ordine dove i vicini la disturbavano, c'erano magari i topi, e così i libri li scriveva in tempi brevi. Oppure Patricia Highsmith, che per anni ha girato per le strade d'America con nella sua borsetta la lettera del contratto che le aveva fatto Hitchcock per Stranieri in treno, insomma, uno sconosciuto in treno, Stranger on the Train, delitto per delitto, e perché lui in realtà non l'aveva firmata col suo nome, lei era stata ingannata e non aveva preso i diritti poi che le spettavano. Lei voleva prendere quella lettera e sbattergliela in faccia, sostanzialmente. Quindi sono tutte cose che arricchiscono la storia e ci fanno capire anche perché gli scrittori scrivono certe cose e non ne scrivono altre. Per esempio, è divertente sapere che Fruttero e Lucentini non abbiano mai spiegato come scrivevano i libri insieme. Chi scriveva uno, chi scriveva l'altro e come lo scrivevano. Io l'ho intervistato a Fruttero, ha fatto una lunga intervista, la Rai l'ha tenuta anche e l'ha messa poi in onda quando lui è morto, ma era divertente perché poi lui non ha, di questo rapporto tra i due, su come lavoravano, non ha mai svelato nulla, ha sempre raccontato il divertimento di giocare insieme, di essere in due a fare quelle cose lì, e mi ha persino raccontato che il terzo romanzo del commissario Santa Maria, che avrebbe dovuto essere anziano nella terza storia, non si sono sentiti di scriverlo a un certo punto, anche se lui avrebbe potuto scriverlo da anziano, siccome il suo amico era morto, quel libro non l'ha mai scritto. La letteratura ovviamente di genere è piena di queste storie divertenti che caratterizzano poi l'identità degli scrittori, perché gli scrittori a un certo punto, oltre a inventare personaggi, diventano anche loro personaggi, no? E più sono buffi, più sono inquietanti, più sono strambi e più te li ricordi. È il motivo per cui a un certo punto, se James Ellroy
è arrabbiato, magari invece che rispondere alle vostre domande si mette ad abbaiare. Te lo ricorderai che ha abbaiato e quindi ti ricorderai che è James Roy. Okay. Ascolta Luca, parliamo adesso delle scrittrici gialle. Cioè, ce ne abbiamo adesso diverse in Italia. Cominciamo, diciamo, dalla Gabriella Genisi, la Cassa Scalia, la Marilu Oliva, cioè, Baraldi. Italia tutti. La Baraldi, Barbato, tante, ecco. La Tuti. Certo, tutti. Parlaci un po' di loro. Ce ne sono tante. Diciamo che in questo momento hanno anche un mercato editoriale che permette loro di esprimersi in maniera libera. Allora, quando c'erano le mie amiche Gallaschelli e Vallorani che scrivevano negli anni 90, era un po' più complicato trovare spazi editoriali come donne. Adesso invece le case editrici, sapendo che il pubblico che legge i gialli è soprattutto un pubblico femminile, ha una scelta molto variegata di donne che può utilizzare. Quindi, se volete scrivere delle storie gotiche inquietanti di paura, Barbara Baraldi è perfetta. Se volete scrivere delle storie alla Dylan Dog, potete utilizzare la Paola Barbato. Se volete scrivere delle commedie, La Barbato è pesante, cioè ci sono delle cose che ha scritto la Barbato che tanto Dylan Dog non sono, voglio dire, però è una sceneggiatrice comunque di Dylan Dog, giusto? Ma ce ne sono alcune anche che sono inquietanti, soprattutto quando toccano il tema dell'infanzia, delle cose violate. Allora, tenete presente che le corde che si possono utilizzare sono varie e quindi può esistere una Barbato con di fianco un Alice Basso che usa il registro comico, per dire, e di fianco ci può essere un Oggero che ha un'età diversa e che racconta il mondo della scuola di Torino con la sua lingua e con un modo particolare di raccontare. La Oggero è contemporanea, nonché era amica di Fruttero Lucentini, per darvi un'idea, e di Bruno Gambarotta, quindi è un'altra generazione che però può dare tanto al giallo. Non esiste il problema dell'età, e questo ce l'ha dimostrato Camilleri, ma ce l'ha dimostrato anche Elda Lanza, che aveva comunque l'età di Andrea quando ha cominciato a scrivere romanzi pubblicati da Salani. E ovviamente molti di questi autori che arrivano a scrivere più tardi hanno tante frecce al loro arco perché hanno tante storie che hanno messo da parte negli anni e che hanno la possibilità di raccontare. Il genere femminile dentro al mio libro, io lo racconto dentro a un capitolo sulle Lady Killers, però in realtà alcune di queste autrici scappano un po' da quella gabbia lì e le ho messe poi in altre parti, anche perché è difficile incasellare e strutturare. Una delle cose proprio belle del giallo e del noir è il fatto che gli autori cercano di scappare dal genere e cercano quando possibile di essere contaminati. Più sono contaminati e più funziona questa cosa qua. E spesso dentro al genere gli autori assumono altre identità. Vi faccio un esempio. La mia amica Rosa Teruzzi, per Quarto Potere, si occupa tutte le quarto grado, si occupa tutte le settimane di crimini terribili. I suoi romanzi hanno una leggerezza e un uso dell'umorismo e un distacco che non ci può essere nelle sue inchieste, ma lei serve anche per ricaricarsi, utilizzare dei personaggi diversi e non avere lo stesso stile. Quindi per gli autori spesso la letteratura di genere diventa anche un modo per poter reinventare se stessi e quindi vedere anche una propria anima diversa e quindi permettere di avere una voce diversa che ai lettori ti distingua anche dagli altri. Allora, tutti quelli che comprano i libri della Genisi e che la amano come autrice, una delle cose che li delizia di più dei suoi libri, ma sono le ricette di cucina. E ogni volta vedo, ma gli spaghetti all'assassina e le focacce col pomodoro. Cioè, quindi, è ovvio che la sua protagonista è bella, è un taco 12, c'ha tutta una serie di caratteristiche, il suo racconto di Bari non è lo stesso di Carofiglio, per cui mi diverte tantissimo. Però io che sono un magnone, no? Quando parlo con Gabriella parlo, dice, beh, lei non è che dice no, mi fa schifo, non ne parlo. No, guarda, a casa mia non si cucina. Cioè, a casa sua cucina per tutti, hai capito? È una mamma, madre, poi scrive con un solo dito, sdraiata sul letto, c'è una roba. Allora,
io di ognuna ti potrei raccontare un aneddoto, tipo Alice Basso che ha rischiato di svuotare tutto il suo conto in banca quando le ho dato i consigli per comprare i libri degli anni 30 e 40 che lei sosteneva che non c'erano, non si potevano. Io ho detto, ma guarda che se vai qua su eBay, se vai su questo sito, se prendi questi PDF, track, rischio, andiamo col conto in rosso sostanzialmente. Ogni volta però l'aneddoto ti racconta il retroscena di un libro che è stato scritto, quindi è bello per me essere dietro a far da spettatore, così come c'ho la memoria dell'elefante, tutte ste robe io me le ricordo e le racconto in pubblico. Non so, la volta che Gianni Biondillo è venuto in Rai e si è messo a toccare le mura della Rai perché stava controllando a quanti centimetri erano state messe le lastre da Gio Ponti, tutti quelli del mio studio radiofonico sono usciti e mi hanno detto, ma chi è quel matto, no? E dico, guarda, è l'ospite che deve venire da noi. Fa, ma chi ci deve parlare? Ma guarda, parlerà di Quarto Giaro. Non aprire i microfoni se parla di Quarto Giaro, perché poi becchiamo tutte le denunce dei motorini rubati. In realtà, negli anni, dopo che lui ha creato l'ispettore Ferraro, hanno fatto il commissariato di polizia a Quarto Giaro. E lui e quasi ci avesse la targhetta lì, hai capito? Per il fatto che in qualche modo ha ispirato anche questa presenza, che poi è stata una presenza territoriale reale. Senti Luca, molto spesso gli autori, quando iniziano a scrivere, dicono che sono le storie che li vanno a trovare. Del resto anche tu sei un autore, hai scritto del commissario De Angelis, quindi voglio dire, anche tu ti trovi in questa situazione. Ma quando uno comincia a scrivere, pensa già di realizzare un noir, un thriller, un giallo, un hardboiled? Cioè, come funziona? Se lo prefigge oppure è in divenire che esce, tra virgolette, il genere? Perché a volte anche incasellare il genere diventa troppo limitativo. Sì, io credo che uno prima trova la storia, poi decide come declinarla. La maggior parte dei miei amici scrittori, in realtà molte di queste storie le hanno vissute o comunque ci si sono imbattuti in qualche modo. Pensate, non so, Carlotto, ogni libro che ha scritto è legato a un reportage che lui ha fatto di inchiesta. E se non le trovi così, ma io non ci credo allo scrittore che in una stanza sta lì in attesa dell'ispirazione. Vi faccio un paio di esempi celebri. Allora, Charles Dickens racconta l'universo di Oliver Twist e dei poveri ragazzi di strada, orfani e dei ragazzi borseggiatori, eccetera, ma perché l'aveva vissuto in prima persona. Suo padre era finito in prigione per debiti e lui all'età di 10 anni era quello che portava i soldi a casa perché lavorava in una ditta che faceva il lucido da scarpe, e quindi quei ragazzi che rubavano e che vivevano nella miseria Dickens li ha incontrati, li ha visti, non li ha inventati. E se voi chiedeste a De Giovanni da dove arriva la sua Napoli, ma lui a Napoli ci ha vissuto per anni, l'ha vissuta per strada, l'ha vissuta anche in banca incontrando i clienti dall'altra parte. Ha sempre avuto un contatto diretto con quel mondo. Ci sono spesso storie di cronaca che lui ha letto sui giornali che incrocia narrativamente nelle storie di Ricciardi. Quindi non è avulso dalla realtà quello che lui racconta. E anzi, più sei documentato sulla realtà e più l'hai vissuta, e più questo ti permette di raccontarla in una maniera diversa. Perché se no il rischio è che tu ti immagini che tu sei lì, aspetti l'ispirazione, arriva l'ispirazione e arriva il romanzo. Per molti anni questa favoletta è stata raccontata sugli scrittori. In particolare c'è uno scrittore d'avventura italiano che era Emilio Salgari, su cui esisteva la leggenda che, non essendo mai andato per mare se non una volta in cui era naufragato, tutto quello che lui aveva scritto se lo era inventato, dal Corsaro Nero a Sandokan e al ciclo dei pirati della Malesia. In realtà Emilio Salgari era un ottimo giornalista, era un ottimo geografo, faceva persino le cartine e si documentava andando a intervistare persone che erano andate in giro per il mondo. Quindi l'invenzione anche degli universi narrativi che lui ha fatto non è inventata da zero. E chiudo con un altro esempio famoso. Ma Robert Louis Stevenson, voi pensate che
i pirati se li sia inventati. Non se li è inventati, la sua famiglia di mestiere costruiva fari lungo le scogliere di Scozia e combatteva la pirateria che portava a naufragare le navi facendo sparire la luce dei fari. Quindi suo nonno, suo bisnonno, suo padre avevano combattuto i pirati. Quindi quando Stevenson scrive di pirati ha una conoscenza del genere molto forte e quando girerà per il mondo, ogni volta che si sposta nel mondo racconta la vita degli emigranti perché lui va negli Stati Uniti, racconta la vita delle isole Samoa perché si ritira lì. Quindi ha una documentazione personale speciale. Poi è ovvio che alcune storie possono essere frutti di incubo, come quello che non lo fece dormire per il dottor Jekyll e Mr. Hyde, che fu un incubo notturno legato probabilmente a un dolore della malattia che lui aveva, che lo portò a questo risveglio con la faccia stravolta e da lì nacque l'idea. Ma le battute che si fanno sul fatto che Bram Stoker ha scritto Dracula perché di notte aveva avuto un'indigestione di gamberi, sono battute. In realtà ha scritto Dracula perché si era documentato grazie a un suo amico esperto dei paesi che lui racconta, della Transilvania e quant'altro, e quindi conosceva certe leggende che poi ha riutilizzato. Cioè c'è un lavoro di ricerca nei libri di genere che è superiore a quello che uno si possa immaginare, e se questo lavoro c'è, i libri restano perché hanno più strati, hanno più modi di raccontare. Se questo lavoro non c'è e è fatto solamente un librino a schema, questo non funziona. Poi ci sono quelli che scrivono mettendosi davanti alla macchina da scrivere e vivono il romanzo in diretta, tipo Stephen King. Ci sono quelli invece che, se non fanno uno schema preciso dei colpi di scena e di quello che succederà, non riescono a scriverlo. Il mio amico Jeffrey Deaver è così, è una matematica l'uso della suspense studiata, ma dove lui deve mettere delle curiosità che conosce. Ed è curioso che lui, che usa quella matematica, la applichi nello stesso modo che applica il mio amico Donato Carrisi, perché entrambi, quando devono scrivere di suspense per fare la linea narrativa, si mettono in cucina e lo fanno magari mentre stanno cucinando. Poi Deaver racconta che lui mette i post-it anche sul frigorifero e che se qualcuno apre il frigorifero e cadono i post-it, ovviamente la sequenza narrativa si mescola. Mentre invece Donato racconta che una volta, mentre stava pensando a una scena di accoltellamento, stava tagliando la cipolla per il ragù, ha affettato un pezzo di dito e è finito dentro nel ragù. Però sono lì concentrati, hai capito? Stanno cucinando, ma stanno anche pensando ai romanzi. E non sono una roba che ti metti lì in 2 secondi e la scrivi, anche perché poi tenete presente che i lettori di gialli sono molto preparati, molto documentati, leggono tutto quello che possono e quindi non è che ti giustificano se tu hai scritto una ciofeca. Un libro te lo possono anche passare, ma il secondo, che non è di qualità, non passa. Cioè deve avere un gusto singolare che ti porta a dire: ah, questo scrittore mi piace e lo leggo volentieri. Luca, ti ascolterei per ore. Fabio, bravissimo. Luca, ti faccio una domanda adesso sulle fiction tratte dai gialli. Non ti pare che ce ne sono troppe? Adesso è diventata un'abitudine? Cioè, ora c'è Mina Settembre, lunedì comincia il commissario Ricciardi, poi verrà la Lolita Lobosco e poi ritornano le repliche di Montalbano. Ce ne sono troppe. La fiction TV o il film è il sogno di ogni scrittore. Nel senso che ogni scrittore, quando ha scritto un libro, ha l'idea che potrebbe diventare qualcosa, o comunque potrebbe fargli piacere che lo diventa. In Italia, in realtà, le fiction e gli sceneggiati polizieschi, gialli, eccetera, iniziano già negli anni 70 e negli anni 60. Questo, per cui, se pensate al Nero Wolf, al Filo Rosso, a Maigret, se pensate a Petrosino, ma se andate negli anni 80, se pensate anche alla Piovra, cioè abbiamo una lunga tradizione di queste produzioni e ovviamente queste produzioni sono seguitissime, ma chi segue le fiction non è detto che segua i romanzi. È diverso. Se la fiction azzecca la ricostruzione dei personaggi, questa fiction produce anche
lettori di libri, ma delle volte i lettori di libri quando vedono la fiction sono scontenti, non ci si ritrovano. Allora, il problema non è la quantità delle fiction che vengono fatte, ma la quantità delle fiction. E devo dirti che in questi anni il fatto che le fiction televisive che arrivano da paesi che possono essere gli Stati Uniti, la Francia, ma anche la Svezia, anche l'Argentina, sia molto alta, e che quindi la narrazione televisiva sia diventata una narrazione drammaturgica molto simile ai feuilleton e alla narrativa lunga a puntate, ha comportato una qualità superiore del prodotto televisivo, cosa che nel periodo a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000 in realtà era calata, ma anche i telefilm di quel periodo erano meno di qualità. Adesso, se tu non scrivi un telefilm con un'alta qualità di dialoghi, un'ambientazione originalissima e degli attori spettacolari che sappiano incarnare i personaggi, questa fiction non ha successo. In questo momento tutte le nuove fiction cercano di inventare nuovi linguaggi narrativi e quindi sono molto anche complesse da scrivere, tanto che esiste questa figura dello showrunner, no? Che è quello che fa i montaggi e decide come fa sviluppare una storia, che è importantissima. La scrittura però per la televisione non è scrittura per i romanzi, sono due cose diverse, come non è la stessa scrittura per i fumetti, e non è detto che un buon romanzo riesca a diventare una buona fiction, e viceversa delle volte ci sono dei romanzi fragili che hanno delle fiction che vengono meravigliose, ma perché stravolgono sostanzialmente il romanzo e lo reinventano utilizzandolo come se fosse degli appunti sui quali poi ci puoi lavorare. Io non sono uno che dice ce ne sono troppe, io sono uno che ringrazia che se voglio guardarmi Rai Fiction posso andare su Rai Play e posso scegliere, guardo, quindi mi guardo tutto l'Alligatore, mi guardo bellissimo l'Alligatore, bellissimo. Ho trovato, non ha fatto lo share, perché non ha fatto Lo so, però è stato ben fatto. Dei romanzi di Carlotto è perfetto. Il fatto di averlo scritto, le storie, averle collegate, aver ricreato i personaggi, l'ho trovato molto originale. Poi quell'idea del nord-est di acqua mi è piaciuta molto, e quindi anche la musica li ho trovati belli. Ma per dire, io ho trovato originale anche Gli orologi del diavolo con Fiorello, per dirti, mi è piaciuto anche Io vi troverò, che è quello con Gassman, ambientato a Roma, perché c'è un uso dei luoghi anche importante, delle location, che adesso devono essere girate. Tenete presente che poi queste fiction non dovrebbero andare solo in Italia, dovrebbero andare anche all'estero, perché l'utenza di queste cose è internazionale, e il successo di una serie come Gomorra, che è stato internazionale, comporta che quando le produci pensi anche all'estero come prodotto, o pensate all'Amica Geniale, no? Che viene fatta con una coproduzione americana di HBO, e che quindi non si deve fermare al mercato italiano. Perché come noi guardiamo La Casa di Carta, che è fatto dagli spagnoli, dovremmo fare dei prodotti alla stessa altezza, no? Che funzionano in quella linea lì. E quindi anche le fiction che vengono prodotte devono avere un occhio per l'estero. Devono avere l'esoticità dell'ambientazione, per cui la Norvegia, l'Italia, la Scandinavia, la Francia, però devono avere il cuore di quel paese che dialoga con un altro paese. In questo periodo la serie, per esempio, Netflix che ha incassato di più è Lupin, con un protagonista di colore ambientata a Parigi, ma che non è l'Arsenio Lupin di Maurice Leblanc, è un'altra cosa, e che è un misto tra un dramma, un action, una commedia e una storia di rapina. Però è una fiction programmata per essere vista in tutto il mondo, non solo da noi. E quindi anche quando noi facciamo le fiction italiane, ovviamente dobbiamo pensare a quello. Se volete sapere che cosa farò io lunedì prossimo 25 gennaio, lo sapete già, io sarò lì perché voglio vedere il commissario Ricciardi. E voglio vedere com'è. Io che poi mi occupo dei fumetti del commissario. È vero. Ce l'ho anche i fumetti del commissario Ricciardi. Voglio vedere com'è. Cioè, nel senso, voglio vedere se la fiction mi stupirà.
e la mia speranza è sempre che tutto quello che vedo mi stupisca. Poi è ovvio che se una cosa non mi piace, dico, vabbè, pazienza, ci ho provato, no? Però nell'epoca delle nostre visioni possiamo sempre interrompere un programma e non siamo costretti, cioè possiamo avere una gamma di opportunità interessante per vedere altre cose. Quindi non trovo che ce ne siano troppe. Io chiedo solo che siano buone. Cioè, se sono buone, io di indigestione non muoio, anzi, vado avanti. Con sostenuto. Luciana non ha la televisione, quindi non potrà vedere il commissario Ricciardi. Io vedo Rai Play. Infatti, non voglio dire, non mi voglio pronunciare su quello che ho visto qualche giorno fa. Non mi pronuncio. Rai Play, Carlotto ce l'ha fatto vedere tutto prima di metterlo in onda, Io l'ho visto due volte, due notti, perché è troppo bello l'alligatore. Considera che io l'alligatore l'avevo visto tanto, cioè l'avevo letto tempo fa, quindi è stato un po' come voler riprendere la memoria, anche se poi in realtà delle cose sono diverse, però è bellissimo. Cioè la fiction a me è piaciuta tantissimo, molto più di tantissime che sono state fatte. Ma poi, a me è piaciuta tantissimo l'alligatore. Ma oltre alla qualità è stata permettere agli spettatori di vederla tutta prima che andasse in televisione. Che è tutta la nottata, cioè tutta la serie. Non ho capito se faranno così anche per Ricciardi. Forse Ricciardi è puntata per volta e poi le vediamo dopo su Rai. Ma credo che il procuratore voleva fare una domanda. Ho visto. Sì, sì, vorrei fare una domanda se sono ancora in tempo. Sposto un po' l'argomento, anche se questo è stato interessantissimo. Volevo parlare dei gialli storici. Volevo sapere la tua opinione sui gialli storici. Io ne vedo due tipi di gialli storici. Uno è il giallo storico nel quale c'è un'ambientazione storica, se è ben ricostruita, ben fatta. A me piace molto Ben Pastor con i suoi romanzi sul, ecco, ambientati nella Seconda Guerra Mondiale. Allora lì c'è un personaggio che è verosimile, cioè un contesto storico ben ricostruito, è un personaggio verosimile, che potrebbe essere uno dei 100.000, uno delle cose, insomma, una persona. Poi c'è un altro tipo di giallo storico che ha avuto un periodo anche di grande moda e mi pare che inizi con Aristotele, Detective di Margaret Ludi. E poi, insomma, abbiamo trovato Dante, abbiamo trovato Kierkegaard, abbiamo trovato tutta una serie di personaggi improbabili, diciamo, nella veste di investigatori o di cose. Ecco, questo è un giallo storico che secondo me ha un pochino, è un po' usurato. Non lo so, però mi interessava moltissimo conoscere la sua opinione. Allora, intanto io scrivo gialli storici, perché i miei sono ambientati negli anni 30 e quindi io mi devo documentare su quel periodo. E questo è il romanzo storico giallo. E io uso una tecnica che è abbastanza singolare, che tranne un elemento di fiction inventato, tutto il resto del romanzo che racconto deve essere accaduto veramente. Quindi quando io racconto una rapina, un rapimento, una sparizione, quella che racconto l'ho presa dai giornali ed è una sfida che mi sono posto io, no, da lettore, nel senso che dico, no, visto che ho tanti casi reali che voglio raccontare, li metto da parte nelle mie scatoline e man mano li sviluppo. Altri autori, in realtà, piuttosto che non fare la ricostruzione del quadro dell'epoca, scelgono l'idea della cornice, cioè scelgo una cornice bella dove mettere dentro una storia che mi piace. E in queste cornici dei personaggi come Shakespeare, come Andersen, come Dante, come Dickens, ci possono stare nei romanzi. Solo che quando l'autore usa il personaggio in maniera più forte rispetto alla storia, e tu lo compri per Dante più che non per il giallo. Lo compri perché c'è dentro Kierkegaard o c'è dentro Kant, piuttosto che non per il giallo. Il giallo è un modo per parlare di quel personaggio, però in realtà Aristotele è il primo motore che ti ha portato su quel territorio. Ovviamente quelle storie lì però hanno il rischio di essere delitti della camera chiusa, delitti a enigma, delitti a cruciverba, perché non ti scontri con le problematiche sociali totali di quel periodo lì. Cioè, usi l'ambientazione storica per fare un classico mystery. Allora, se tu
fai così, vai a un certo tipo di lettori che amano un caso risolto e basta. Ma se vuoi dei lettori un po' più abituati a studiare la storia e entrarci, devi salire di livello e quindi devi salire nella complessità. Vi faccio l'esempio macroscopico dell'autore di gialli storici che ha venduto di più in Italia, Umberto Eco, Il nome della rosa. Però quando lo compri, il libro non si presenta apparentemente come una storia di Sherlock Holmes ambientata nel Medioevo, si presenta con un libro che tratta il tema dell'eresia con degli uomini ecclesiastici che sono dentro a un'abbazia, che sono alle prese con qualcosa che potrebbe essere di diabolico, di demonico, di strano. E la parte di ricostruzione storica, ma la parte di ricostruzione filosofica e la parte di ricostruzione delle eresie ha un ruolo enorme nel libro, perché in realtà la cosa che interessava principalmente a Eco era parlare di quell'argomento lì. Il giallo è nato dopo. Lui prima ha scritto un libro su quel mondo, basandosi su mappe, ricerche. Poi ci ha messo anche il plot giallo, che poteva permettere a un lettore comune di stare dentro una situazione così complessa di lettura, perché leggere la differenza tra Aristotele e Platone e il fatto che se potesse esistere la commedia fondamentalmente con un modo di ridere diverso e positivo, la realtà in qualche modo ecclesiastica poteva cambiare, è una cosa problematica, nel senso che è un problema teologico applicato dentro un sistema filosofico che tu metti dentro una storia che deve leggere il lettore comune. Come posso fargliela leggere? E allora ci metto Hazo da Melk e Guglielmo da Baskerville con i morti, con il morto che viene trovato a testa in giù nella porcilaia e tutta una serie di cose. Però sono partito da un romanzo complesso, per fartelo leggere scelgo il meccanismo del giallo. Il giallo è una gabbia, come diceva Sciascia, nel quale queste storie si possono stare. I romanzi storici gialli hanno un successo pazzesco, ma proprio pazzesco, e internazionalmente sono tra i più letti. Quello più curioso che ho letto io quest'anno, per dire, c'è Andersen dentro, che scrive La Sirenetta, e devo dirti che però mi sono divertito molto, perché la ricostruzione del periodo fatta dagli autori è bellissima. Però gli autori sono partiti prima dalla ricostruzione del mondo di Andersen e poi la parte della sirena, non era la prima cosa che li incuriosiva da mettere dentro. È ovvio che se tu però non trovi dei personaggi forti, questo meccanismo non funziona. Tutte le storie di Giulio Leoni con Dante nascono più che non dal desiderio raccontare un enigma, ma di raccontare Dante come uomo d'armi e uomo di giustizia, oltre che uomo di poetica. E Leoni in più mette dentro i suoi romanzi una componente anche di studio sulla teologia e la letteratura dell'epoca, che è molto importante. In più si diverte a fare anche dei giochi da illusionista, da mago, perché Leoni nella vita si diverte a fare queste cose alla Harry Houdini. E allora i suoi romanzi sono forti. Arrivando alla Ben Pastor che citi tu, ovviamente Martin Bora è un personaggio reale che lei ha preso e raccontato in un certo modo, nel senso che si è ispirata a un colonnello effettivo tedesco che si era opposto al regime, che fece anche partecipò all'attentato a Hitler, e lo ha ritrasformato in qualche modo. Ma tutti i fatti che lei usa sono fatti reali, e il fatto che si racconta fatti reali le permette di stare come spettatore, come il suo protagonista, dentro a quelle storie. L'omicidio non è mai la cosa principale di quei romanzi. La cosa principale è tutto il resto che lei racconta, perché comunque vuoi scrivere quello. D'altra parte, chi scrive letteratura di genere non scrive un saggio storico, scrive un romanzo che ci può evocare quel mondo e raccontarlo. E lo scrittore di fiction, quando non può raccontare degli eventi storici accaduti, se li inventa. E la cosa bella è quando il lettore non distingue tra la storia e la fiction, e la realtà e la fantasia si mescolano. Come diceva Andrea Camilleri spesso, lo storico non può inventare le fonti, ma lo scrittore sì. E quando lo fa, la fonte che inventa deve essere una fonte plausibile. Cioè, se lui deve scrivere un telegramma dell'Ottocento, deve comunque essere simile a quei telegrammi lì.
o comunque farti credere che erano scritti così, anche se non erano scritti così, ma ci devi credere in qualche modo. Però per farlo c'è bisogno di una documentazione enorme e di una curiosità da parte dello scrittore di lavorare su quei periodi. Pensate anche a tutto il lavoro che ha fatto Lucarelli con il commissario De Luca sull'Italia del periodo della guerra, è un lavoro enorme, e lo ha fatto in un periodo in cui non c'erano molti precedenti, c'era la Notte dei Generali, che potevamo aver letto, che raccontava quel mondo lì, e come quando Leonardo Gori ha fatto tutto il ciclo di Arcieri, anche quelli sono dei romanzi molto interessanti, ma anche se andate a leggere Marco Vichi, che racconta con il commissario Bordelli gli anni 60, gli anni 50 di Firenze, e anche quelli sono romanzi storici, che comunque raccontano un passato un po' più vicino, però con una documentazione importante. Il racconto della grande alluvione di Firenze che fa lui in una delle storie del commissario Bordelli è bellissimo. Raccontare com'era la situazione in città, come ha reagito la città, chi erano gli angeli del fango che si muovevano in quella città e l'hanno tirata fuori da quel fango. Allora, delle volte si può raccontare la storia usando questi romanzi. Ovviamente il delitto che viene raccontato, se è un delitto reale, ti permette una ricostruzione plausibile e reale. Se è un delitto inventato, deve essere plausibile, ma come giustamente dici tu, non deve essere una cosa finta, appiccicata lì, se no tu non ci credi a un certo punto, ti sembra che la cornice ti piace, ma non ti piace poi lo sviluppo della storia. Allora bisogna trovare la formula giusta per far funzionare queste cose qua. E devo dirti che secondo me un segreto finale non c'è, perché poi ognuno scrive in maniera diversa e con sensibilità diversa rispetto agli altri scrittori. Credo che la risposta sia poi quella che ti danno i lettori, se un libro li emoziona o non li emoziona, perché poi il lettore aggiunge molto di suo quando legge, è lui che fa la regia, è lui che crea i suoni, è lui che aggiunge delle emozioni a quello che tu hai scritto. Grazie, grazie, veramente molto, molto piacevole. Ricordo, non vorrei sbagliare, credo che sia Diego, uno dei libri scritti a proposito del centenario della... coglie alcuni momenti dubbi, incerti, per esempio è sicuro che Ippolito Nievo non è riuscito ad arrivare, ha fatto una fine misteriosa, quindi il dato di fatto c'è. I soldi dei congiurati. Esattamente, esattamente. Però colma con la fantasia in modo plausibile quello che può essere stato, quello che è un mistero storico. Sì, sì, questo è il gioco che... Il gioco è quello, cioè poterlo fare per dare un'ipotesi plausibile. Perché non è detto che sia andata così, però devi mettere un'ipotesi credibile. Allora, una delle cose più incredibili del Codice da Vinci è che alla fine tu ci credi. Tu ci credi che la Chiesa sia ingannata sul mistero della Vergine, ci credi che il Graal è un'altra cosa. Ma poi alla fine del romanzo sai benissimo che non è così. Però è talmente bravo nel gestire questa cosa qua che tu ci credi. Allora, quando tu riesci a far credere ai lettori quello che stai raccontando, allora vuol dire che gli sai raccontare. Se invece il lettore comincia a avere dei dubbi su questa cosa che non funziona, eccetera, allora vuol dire che hai sbagliato, che non è funzionale. Ma non è detto che l'autore se ne accorga. Di solito se ne accorge di più l'editor che lo rilegge o che gli dai consigli. È per questo che ci vogliono dei buoni editor che ti leggono e ti dicono: ma questa roba non suona, questa non funziona, perché delle volte un autore, stando nel suo mondo, non toglierebbe niente e non cambierebbe niente, perché comunque è come avere dei figli quando li hai generati e quindi li vorresti sempre perfetti senza nessuna correzione. Invece la cosa secondo me importante è che questi libri vengano riletti e in qualche modo ci siano delle suggestioni anche esterne che ti portano in qualche modo anche a cambiare delle cose che però poi diventano importanti all'interno della storia. Bene. Luca, ma De Vincenzi tornerà? Sì, allora, De Vincenzi, posso dirvi, c'è una raccolta di racconti pronta e ci sono anche, c'è un terzo romanzo, del quale ho scritto metà. Però in questo momento devo sapere dal mio editore come saranno le prossime programmazioni. Nero Rizzoli, giusto? Sì, in questo momento non sappiamo
che cosa uscirà, però vi posso dire che sta per uscire un mio libro che da una parte è storico e dall'altra è di fiction, che esce a marzo, che si chiama Il libro segreto di Jules Verne. E mi sono divertito a raccontare Jules Verne con le illustrazioni di Peppo Bianchessi. Esce da Solferino e è nato tutto da un'illustrazione che rischiò di vincere il premio Andersen molti anni fa, dove si vede Jules Verne che apre un libro e da questo libro escono tutti i suoi immaginari. Allora, quando l'ha fatta questa illustrazione Bianchessi, io l'ho vista, mi è piaciuta tantissimo, e io gli ho detto, ma secondo me quel libro esiste, cioè, veramente. E lui fa, ma stai scherzando? No, no, esiste. Allora, lui qualche mese dopo l'ha fatto, fisico, l'ha costruito, il libro. E io invece ho trovato la storia di quel libro. Ho spiegato come è nato e perché esiste e chi lo ha avuto in mano. Quindi dentro nel libro posso dirvi che questo libro passa tra le mani di alcune persone che conoscete, perché questo libro all'inizio della storia ce l'ha in mano Edgar Allan Poe, poi passa nelle mani di Jules Verne. Posso dirvi che il libro finisce nelle mani di Nellie Bly, la prima grande reporter americana, quella che fece il giro del mondo in 72 giorni, e quel libro ha avuto dei contatti con Alexandre Dumas figlio, contemporaneamente li ha avuti con Carlo Lorenzini, e che la spiegazione dell'origine del libro è arrivata in una bottiglia alle isole Samoa a un signore che si chiama Robert Louis Stevenson. Le date coincidono, questi personaggi in qualche modo per davvero nel libro sono collegati tra di loro, ma non l'ho inventato, cioè sono legati a cose vere, e è divertente, perché è divertente pensare che Jules Verne ha scritto il seguito del Gordon Pym di Edgar Allan Poe, ha scritto la prima biografia di Poe dopo quella che scrisse Charles Baudelaire, perché Baudelaire fu il primo traduttore di Edgar Allan Poe. È divertente pensare che Edgar Allan Poe è stato il primo recensore dei Promessi Sposi negli Stati Uniti, ma è stato anche il primo recensore negli Stati Uniti del Robinson Crusoe di Daniel Defoe. Quindi spesso uno è convinto che questi autori vivano in universi paralleli, distanti. Invece pensate che Stevenson riceveva lettere da James Barry, quello che ha scritto Peter Pan, da Arthur Conan Doyle, ma anche da Henry James, che erano suoi amici di penna, e che Nellie Bly, che io racconto nel libro, mi rinchiusa nel manicomio dove la settimana prima era passato Charles Dickens per raccontare le pene alle quali erano costrette le donne che impazzivano dopo la maternità. Ovviamente tutto quel mondo della letteratura in qualche modo è collegato, e inventare un meccanismo narrativo che è un libro dove questi autori si incontrano o comunque sono in contatto tra di loro è stato molto divertente. Il libro è illustrato con delle illustrazioni ottocentesche, siamo molto contenti di quello che abbiamo combinato, ed è ovvio che se mi chiedete quando l'avete scritto, io l'ho scritto nella settimana in cui ero malato di Covid, bloccato in camera, non potevo uscire, non avevo un computer, avevo solamente una matita e un foglio per gli appunti, e il mio modo per evadere è stato scrivere Il libro segreto di Jules Verne. Cioè, l'ho scritto che riguarda la pandemia, perché me la volevo dimenticare, visto che ce l'avevo addosso e l'ha fatta tutta la mia famiglia. Allora, per evadere, ho scritto questo libro, che è per grandi, piccini, eccetera, che mi ha permesso in qualche modo di uscire con la mia mongolfiera fuori dalla finestra. Era l'unico modo per farlo, no? Però devo dirvi che in queste situazioni qua la fantasia, quella positiva, aiuta tantissimo. Pensate Tolkien che inventa parte del Signore degli Anelli e delle battaglie del Signore degli Anelli pensando alla sua esperienza di soldato inglese sulla Somme, quindi gli scontri vissuti nella Prima Guerra Mondiale. Allora, spesso storie terribili diventano storie meravigliose raccontate con un altro linguaggio, perché lo scrittore in qualche modo reinventa la realtà entrando dentro nella fantasia, sostanzialmente. Grazie Luca, è stato un piacere ascoltarti, davvero, è passata circa un'ora e 30. Grazie a lei. E buona lettura, non vedo l'ora di tornare a Bologna e leggete anche voi lì quanto leggo io. Certo.
staremo ad ascoltarti come abbiamo fatto questa sera. Ringrazio tutti. Il procuratore. Grazie Anna. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Luciana Fardella, Lucia, Maria Luisa. Grazie. E tutti gli altri. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima occasione. Luca, un grazie particolare a te e tanti auguri per il tuo lavoro. E ogni bene a te, la tua famiglia. Grazie. E a tutto il mondo dei librai, dell'editoria, che dobbiamo aiutare acquistando non solo il libro di Luca, La storia del giallo italiano, ma anche tutti gli altri libri. Grazie a tutti. Grazie. 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 A te Anna Maria, buonasera a tutti. Luca Grovi, grazie. Interessantissimo, ti abbiamo seguito con grande attenzione. Ne nascerà un programma radiofonico, ti manderemo il link, magari l'ascolterai se vorrai, insomma, anche da Milano. È stato un grande piacere, grazie. 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 Grazie, alla prossima. Buonasera, buonasera, buonasera procuratore. Buonasera. Arrivederci.